Fast fashion? Sì. Non lo so. Penso la moda del popolo. Sono nel centro della moda italiana, a Firenze, per il PT Uomo. Fast fashion? No. È una manifestazione che richiama tutti gli addetti ai lavori di questo settore. Che non ne ho idea, che roba può essere il fast fashion? E sto facendo delle domande che riguardano il fast fashion, la tendenza delle grandi catene d'abbigliamento a produrre decine di collezioni in un anno. Fast fashion? No, not really. Cos'è per me fast fashion? Sì. È il cambiamento continuo delle novità, delle collezioni, sì. Ma è giusto, è sostenibile? Sostenibile no, è giusto neanche in realtà. Perché? Why? Perché cambia continuamente, quindi non è giusto per i designer che sono cambiati continuamente, non è giusto per le persone che stanno producendo la moda, quindi no, non è sostenibile. Da qualche anno nei centri storici italiani sono comparse le grandi catene di abbigliamento del fast fashion, che hanno aperto i propri negozi in monomarca, mentre il piccolo commercio è entrato in difficoltà. Produrre nei paesi asiatici consente alle multinazionali di risparmiare sul costo del lavoro e di rivendere poi i prodotti nel mercato occidentale, facendo margini di profitto elevati. L'abbigliamento è inoltre una fra le industrie più inquinanti nel mondo. Oltre alla manodopera che consente alle multinazionali di risparmiare sul costo del lavoro e di mantenere molto bassi i prezzi, ci sono altri due elementi essenziali dietro i capi d'abbigliamento venduti dal settore del fast fashion, e questi sono i tessuti e i coloranti. Il tessuto utilizzato per la maggioranza dei vestiti proviene in prevalenza dai campi di cotone geneticamente modificato e ibrido coltivati in America, India e Cina. Per fare un esempio, le piante OGM costringono gli agricoltori a comprare sementi, ma anche i parassiti diventano più resistenti. Sui coloranti utilizzati, invece, è un rapporto del 2012 di Greenpeace a spiegare la situazione. L'inchiesta ha evidenziato la presenza di una vasta gamma di sostanze chimiche pericolose nelle acque di scarico di due tra le principali zone industriali della Cina, note per la presenza di più di 9.000 fabbriche tessili. Tutti i campioni prelevati dagli scarichi di queste località e inviati ai laboratori di ricerca di Greenpeace hanno evidenziato che molte di queste sostanze sono ascrivibili ai processi di produzione tessile. Se per produrre in Italia o nei paesi occidentali le aziende sono tenute a rispettare una serie di norme che vanno da quelle per il lavoro a quelle per l'ambiente, con relativi costi che incidono sul prezzo del prodotto finale, con la produzione nei paesi asiatici il costo del lavoro è il primo a essere compresso. Di tutto questo se ne parlava già agli inizi del 2000, in questo libro che consiglio e che si chiama Analogo.